Cari amiche e cari amici, Bede Griffith, una playlist interamente dedicata a questo grande anima. Chi era Bede Griffith? Era un sacerdote cattolico che visse gran parte della sua vita in India e, dedicandosi alla Advaita Vedanta, senza mai però rinnegare il cattolicesimo e cercando di conciliare la sua esperienza cristiana e cattolica con l'esperienza indiana dell'Advaita Vedanta. Bede Griffith nasce il 17 dicembre del 1906, studia ad Oxford e si unisce a due altri amici. E insieme conducono una vita di estrema semplicità in un piccolo villaggio del Cotswold. Lì Bede Griffith comincia a leggere e a studiare seriamente la Bibbia e le altre opere cristiane. Quando si trovava ad Oxford, aveva abbandonato la pratica di qualsiasi religione. Però quella esperienza in questo piccolo villaggio di campagna gli spalancò le porte a una nuova visione del cristianesimo. Così decise di studiare teologia, fu accolto nella Chiesa Cattolica e nel 32, nel 1932 si fece monaco benedettino nell'abbazia di Prinkash e prese il nome monastico di Bede, c'era un antico mistico che si chiamava Bede il Venerabile, perché il vero nome di Bede Griffith era Alan Griffith, quindi prese il nome di Beda. Successivamente fu priore all'abbazia di Farnborough in Inghilterra e nel 1955 si trasferì in India, nel Kerala, e collaborò alla fondazione del Kurisumala Ashram, un monastero che era di rito siriaco, quindi vedete, comincia a avere sempre più contatti con diversi tipi di religioni e di interpretazioni anche religiose. Lì, quindi, collabora con questo Ashram e nel 68 con altri due monaci indiani si trasferisce in un posto che si chiamava Shantivanam e lì insieme vivono nel Sacchitananda Ashram, che si trovava questo Shantivanam nello stato del Tamil Nadu. Quindi quest'ashram era stato fondato nel 1950 da due occidentali, erano due missionari francesi. Uno di questi due era Henri Lesieux, che è altro nome importante per la mistica, per i contatti tra Oriente e Occidente. Perché? Perché Henri Lesieux in realtà fu il primo tentativo proprio di fondare in India una comunità cristiana che però seguisse i costumi indiani. A tutti gli effetti doveva essere un ashram indiano, nel modo di vivere, nel modo di pensare, e doveva seguire in tutto e per tutto lo stile e le usanze degli indiani. Ovviamente, ripeto, né Henri Lesieux né Bede Griffith rinunciarono mai poi alla loro esperienza di monaci cristiani cattolici. E così padre Bede Griffith diresse quest'ashram di Shantivanam, conformandosi in tutto e per tutto al costume vedico. Quindi vestiva come tutti i monaci indiani, con la veste arancione del sannyasin. Viveva tra l'altro in assoluta povertà, altra cosa importante. E era di esempio, al punto
che gli induisti, indiani induisti, che vivevano intorno all'ashram, lo consideravano il loro guru, gli portavano rispetto, gli offrivano i loro omaggi, gli offrivano i loro doni. E quindi ecco che si comincia a delineare la figura di questo grande uomo, di questa grande Atma, Mahatma, di questa grande anima, un uomo di grande cultura, di profonda spiritualità. E lui diceva proprio che la sua missione consisteva nel sensibilizzare gli occidentali all'importanza della religiosità orientale per farli ritornare nel centro. Lui diceva proprio queste parole. E morì in odore di santità il 13 maggio 1993. Quindi vediamo, è un mistico vicino ai nostri giorni, ha molto a che vedere con il decimo toro, perché noi nel decimo toro stiamo tentando di fare quella via che era stata anche indicata, a dire il vero, ancora prima di Bede Griffith, da René Guénon. Quindi cercare di riconciliare la nostra mentalità occidentale con la spiritualità dell'Advaita Vedanta per recuperare poi la nostra tradizione, le nostre origini anche cristiane. Anche se poi il decimo toro, come sapete, da questo punto di vista ha la massima flessibilità, si può essere benissimo atei e partecipare all'esperienza meditativa del decimo toro e così via. Bene, adesso, prima di riparlarvi di Bede Griffith, vi leggerò alcuni brani che ho tratto proprio da interviste con padre Bede Griffith. Parlerò in prima persona, per non rendere poi noioso il video dove si legge solamente e basta. E quindi parlerò in prima persona, ma tenete presente che queste sono tutte parole dette da padre Griffith. Allora, negli ultimi anni tutta la mia vita si è incentrata sulla non dualità. Io iniziai da giovanissimo ad essere attratto dalla filosofia indiana, in particolare dalla filosofia non duale. E intuivo sin da piccolo che questa filosofia sarebbe stata molto importante per la mia vita. La spiritualità è essenziale perché assume molte forme, ma per me oggi è sempre di più una risposta autentica ai problemi della modernità, ai problemi dell'umanità, ai problemi della religione. La reale spiritualità, in particolare la non dualità. E noi cristiani possiamo imparare molto dall'Advaita Vedanta, dalla non dualità. L'unione degli opposti, il superamento degli opposti, il superamento dei conflitti, questa è l'Advaita Vedanta. E questo si concilia perfettamente con il cristianesimo, perché finché restiamo in questo mondo di dualità, di opposti, inevitabilmente ci sarà il conflitto. E quando si vive nel conflitto, si vive in contrasto, si vive sempre divisi. L'unico modo per trascendere tutto ciò è superare la dualità. Perché il problema di tutto, e questo mi fu chiaro sin da giovane, era proprio la dualità, perché sono queste divisioni che causano guerre, le tragedie umane. E allora impegnarsi in una disciplina, in una pratica quotidiana costante che ci porti oltre la dualità, che influisca sul nostro stile di vita, ebbene questo può farci riconciliare con noi stessi. E attraverso questo possiamo avere la pace che cerchiamo. C'è da dire che in realtà ogni religione emerge dal dualismo. Da una parte c'è Dio e il mondo,
da altri si può concepire anche come Dio e l'uomo, quindi o Dio e il mondo, Dio e l'uomo, ma nei fatti questa è una visione dualistica. La stessa visione della Bibbia, lo stesso giudaismo, è estremamente dualistico, anche se c'è una parte della religione ebraica, quella legata alla Kabbalah o Kabbalah, che invece ha dei forti elementi non duali. Non parliamo poi della religione induista e buddista, perché qui gli elementi non duali sono fondamentali, proprio alla base di queste religioni. E non è un caso, perché c'è una storia, ci sono anche delle date importanti, cioè tra il VI e il V secolo a.C. c'è una svolta nella coscienza dell'uomo. In che senso? Che fino a quei secoli tutti gli uomini avevano vissuto nel mondo dei sensi, nel mondo dell'immaginazione, che era anche un mondo degli dei, un mondo di proiezione, dove si proiettavano dei, e si adoravano i dei proiettati. E allora Dio era la Dea Madre, era un universo meraviglioso, era sacro, ma essendo anche determinato da proiezioni degli uomini, era inevitabilmente duale. E dove c'è il due c'è sempre la violenza e il male. Dove c'è il due c'è sempre violenza e male. Bisogna superare il due. L'umanità doveva dunque oltrepassare quella visione limitata legata alla dimensione della magia o di divinità create anche dalla capacità mitopoietica dell'uomo, dalla capacità di produrre miti. Doveva in quei secoli aprirsi la realtà trascendentale. In altro modo però, e questa grande svolta epocale, attenzione, ha un nome, Upanishad. Le Upanishad sono qualcosa di straordinario. Al giorno di oggi qualsiasi persona istruita che si occupi di verità e realtà dovrebbe conoscere anche superficialmente le Upanishad, anche perché oggi abbiamo la fortuna di trovarle, di reperirle con estrema facilità. Quindi non ci sono più scuse che tengano, dovete leggere le Upanishad. E le Upanishad cominciano con questo universo dei sensi, dell'esperienza di sofferenze umane, per poi penetrare nel mistero trascendente, quel mistero che non ha nome, perché finché le cose hanno nome lì si ha la dimensione del due e si ha sempre nel conflitto. Ecco, queste sono, amici, le parole di Bede Griffiths. E dunque già vediamo dalle sue parole che l'interesse di Bede Griffith per la Advaita Vedanta iniziò molto presto, fin da giovanissimo era attratto proprio da questa filosofia, perché affermava la connaturalità. Che vuol dire connaturalità? Vuol dire, è un concetto molto legato alla dimensione non duale, ossia l'unione che il conoscitore sperimenta con il conosciuto mediante la conoscenza. E quindi a livello spirituale c'è una relazione essenziale tra esperienza e la cosa sperimentata. Si può dunque, oltrepassando il due, attraverso un'esperienza di trascendenza di sé, avere una esperienza unitiva che ci porta a sperimentare appunto la connaturalità, ossia l'unione del conoscitore con il conosciuto. Quindi possiamo cominciare ad affermare che a livello profondo esiste una conoscenza che si identifica con l'amore,
perché l'amore è una continua relazione tra conoscitore e conosciuto, tra amante e amata. E questi concetti fondamentali dell'Advaita Vedanta saranno gli elementi sui quali Beda Griffith fonderà la sua intera vita, con i suoi oltretutto 40 anni trascorsi in India dopo gli studi e dopo l'esperienza del monastero in Occidente. E dobbiamo considerare che Griffith arriva in India nel 1955, incontra subito esponenti e interpreti del Vedanta, grandi intellettuali e anche grandi guru. Va a Bangalore, dove resta incantato dai filosofi indiani che gli spiegano il Vedanta, ma resta anche una parte del monaco che è scettica. E questo tipo di ambivalenza si riscontrerà nei suoi primi scritti sull'Advaita Vedanta cristiano, perché tenete presente che sia il Nirvana col suo concetto di buddismo e l'Advaita Vedanta col suo concetto di Brahman, di non dualità, che praticamente coincidono, e il problema è conciliare questo con la teologia cristiana e cattolica, ma cristiana in generale, dove non si parla mai di una totale identità con Dio nella teologia cristiana. Cosa che invece in molte scuole dell'Advaita Vedanta e soprattutto nel buddismo c'è questa totale, noi siamo il Nirvana, non siamo distinti dal Nirvana, no? E quindi lo scetticismo che mantiene nei suoi studi Betty Griffith nei confronti dell'Advaita Vedanta era anche determinato dal fatto che non gli andava di abbandonare la sua esperienza cristiana cattolica. Cosa che invece successivamente fecero ad esempio il padre Raymond Panikkar, che abbandonò alla fine il cattolicesimo, padre Anthony Elenginitam, che abbandonò alla fine il cattolicesimo. Invece la grandezza di Bede Griffith è che riuscì a restare fedele ai voti, perché anche Panikkar e Elenginitam, attenzione, avevano preso dei voti precisi, quindi degli impegni con Dio all'interno del cattolicesimo. Ma poi abbandonarono questo. Bede Griffith no, non aveva alcuna intenzione di abbandonare questo, e quindi ce la mise tutta per cercare una linea di conciliazione, soprattutto in particolare da questo che resterà un problema cruciale: il cristianesimo, anche nell'esperienza unitiva di cristianesimo, resta sempre distinto Dio dall'anima. Nell'Advaita Vedanta e nel buddismo no, c'è una totale fusione, per cui noi siamo Dio, tutto è nirvana, tutto è vuoto, vacuità. E allora, già dagli scritti del 1960, Griffith riconosce che l'Advaita Vedanta è una filosofia incredibilmente importante, anche per i cristiani, che proprio attraverso l'Advaita Vedanta avrebbero potuto riscoprire l'aspetto più profondo del cristianesimo. E lui, questa prima esperienza dell'Advaita, negli anni 60, non solo di studio teorico, ma anche di pratica con i maestri, di pratica proprio della meditazione, lo porta ad avere questa intuizione con la Buddhi, con la sua intelligenza mistica riguardo alla natura dell'anima umana in relazione al mistero divino. E questa esperienza dell'anima è il vero centro, oltre le immagini e i concetti, il vero incontro con il mistero divino non duale. Ecco che buddismo e induismo descrivono l'esperienza in maniera diversa dal cristianesimo, ma Griffith comincia a intuire che non c'è contraddizione e che in realtà quando Gesù parla del regno dei cieli parla della stessa cosa, sta parlando del Nirvana, sta parlando del Brahman,
è la stessa identica realizzazione. Ma qui sorgono appunto dei problemi teologici che non voleva, con i quali non voleva restar cieco rispetto a questi. Però si rendeva conto che l'orientamento generale di queste filosofie, rispetto alla vita interiore, un'esperienza autentica interiore, avrebbe fatto molto bene ai cristiani, che i cristiani avrebbero avuto molto da imparare. E questo sono negli occidentali, ho citato anche René Guénon, che scrive proprio un saggio sulla Advaita Vedanta. Anzi, lui ancora prima di Bede Griffith, in realtà, comprende l'importanza per i cristiani dell'Advaita Vedanta e sostiene proprio che i cristiani avrebbero dovuto recuperare la tradizione e gli elementi tradizionali attraverso la filosofia orientale e proprio attraverso l'Advaita Vedanta. Anche se René Guénon era un sufi, ecco qui l'importanza dei mistici che vanno oltre le loro piccole teologie, le loro strette, no? Per cui René Guénon, sufi, mistico, islamico, e che dice però mi rendo conto che gli occidentali devono recuperare la tradizione attraverso l'Advaita Vedanta, non attraverso l'islamismo, perché per loro ci sarebbero troppi problemi, comporterebbe troppe esperienze di attrito e troppe esperienze dolorose. E in quegli anni, o subito dopo, Bede Griffith capisce l'importanza delle filosofie orientali, in particolare dell'Advaita Vedanta, per i cristiani. E allora ecco che in una seconda fase Bede Griffith si avvicina sempre di più alla filosofia Advaita, la studia, ci va a fondo, è un conoscitore, non si vuole limitare alla superficie, parla con i più grandi insegnanti, con i più grandi intellettuali, avvicina i più grandi guru nell'Advaita Vedanta. Però resta impegnato nella sua visione cristiana della società e quindi il suo sogno comincia ad essere Advaita cristiano, un Advaita cristiano. E proprio il suo impegno tenderà a questo, un monismo Advaita che rigetti l'assoluta identità tra il Brahman e l'anima, perché il punto era questo, ma troverà anche dei maestri, che nelle due diverse interpretazioni dell'Advaita Vedanta troverà anche dei maestri che più si avvicinavano a questa interpretazione. E ecco che descriverà questa unione tra l'anima e Dio come mutua copenetrazione. Ecco che inizia a formulare la sua visione cristiana. Visione che è influenzatissima dalla mistica di Meister Eckhart, inutile dirlo, e che porterà poi Bede Griffith a identificare nella Trinità un'articolazione della sua conoscenza del Vedanta. E quindi ecco, ancora ci sono delle incertezze in questa seconda fase, per un'interpretazione dell'Advaita Vedanta che restasse fedele all'induismo ma che si conciliasse senza snaturarsi con il cristianesimo. Sarebbe stato totalmente contrario alla New Age, ovviamente. Poi lo vedremo nelle interviste. E in questa seconda fase, quindi, affermò Griffith che l'esperienza dell'induismo era una cosa gigantesca. Ecco, lui si rendeva conto di questo. E disse: non possiamo noi cristiani farci sfuggire questa occasione, perché i difetti dell'Advaita sono dovuti semplicemente a interpretazioni distorte che hanno dato anche qui in India rispetto alla Vaita originale. Lui ormai era diventato molto esperto, ha avvicinato molte scuole, ha parlato con molti intellettuali, molti maestri. E allora lui comprese che l'esperienza della non dualità metteva in ombra tutte le differenze e quindi cominciò a comprendere sempre di più la possibilità di un'esperienza di Advaita cristiano. Bisognava eliminare le differenze.
il divino, il mondo, Paramatman, Jivatman, essere supremo, essere individuato. Dunque, il rischio che vedeva in questi suoi primi anni di grande studio, di dedizione e di tanta meditazione, non lo dimentichiamo, Betty Griffith, il rischio che voleva evitare era proprio quello di perdersi poi alla fine e abbandonare il cattolicesimo, come appunto fecero Raymond Panikkar e Anthony Langenittam, perché lui ci teneva proprio a rimanere fedele al cristianesimo, però i suoi studi e al cattolicesimo in particolare, lui è un monaco cattolico, i suoi studi però gli avevano spalancato queste porte. Era possibile un cristianesimo vedantico, un cristianesimo advaita. Bene amici, per il momento è tutto. Un caro abbraccio, Marco Cosmo.